Le immunoglobuline anti-epatite B aiutano ad evitare la recidiva post-trapianto epatico. Abbiamo approfondito l'argomento a Barcellona in occasione della 51esima edizione del Congresso internazionale dell'EASL, l'Associazione sulle patologie epatiche, con il professor Renato Romagnoli dell'Università di Torino. Allora, professore, lei come gestisce nel suo centro l'immunoprofilassi durante la fase del trapianto e anche quella successiva, immediatamente successiva? La profilassi contro la recidiva dell'epatite B dopo il trapianto viene eseguita con l'utilizzo di una terapia di combinazione tra immunoglobuline endovenose e analoghi nucleosidici e nucleotidici per via orale. La profilassi contro l'epatite B viene iniziata già in sala operatoria con una alta dose, in genere 10.000 unità endovenose nella fase anepatica, e poi proseguita nei primissimi giorni post trapianto con alte dosi di immunoglobuline fino al raggiungimento della negativizzazione dell'antigenesi dell'epatite B. Una volta raggiunto questo risultato, che in genere si raggiunge in seconda o terza giornata post-trapianto, le dosi di immunoglobuline endovenose che vengono somministrate vengono titolate sulla base dei livelli anticorpali registrati. Questo ha consentito di poter arrivare a utilizzare una quantità di immunoglobuline nel nostro centro di Torino, utilizzando questo controllo con i titoli, ridotta rispetto ai protocolli precedentemente usati. La nuova indicazione delle immunoglobuline anti-epatite B sottocutanee permetterà l'utilizzo di questo farmaco dopo la prima settimana post-trapianto. Può avere questo un impatto sull'aderenza e la qualità di vita del paziente trapiantato al suo ritorno a casa? Direi di sì, nel senso che il paziente che ritorna a casa dopo il trapianto ha il desiderio forte di poter essere autonomo, cioè la bella possibilità di poter gestire da solo la terapia post trapianto potrebbe favorirne anche l'aderenza terapeutica. Bisogna tener conto che i pazienti, quando rientrano a casa dopo il ricovero del trapianto, assumono parecchi farmaci per via orale e magari anche altri farmaci per via sottocutanea, come per esempio l'insulina. Quindi poter utilizzare una via di somministrazione sottocutanea può rendere il paziente autonomo e quindi dargli anche un miglioramento della qualità della vita e una sensazione psicologica migliore dopo il trapianto. Si parla tanto di personalizzazione della terapia. La nuova indicazione permetterà di adattare la terapia in base al titolo anticorpale. Pensa che questo possa essere un vantaggio per il paziente e per il Sistema Sanitario Nazionale? La nuova indicazione all'uso delle immunoglobuline sottocute dopo trapianto di fegato nella fase precoce è stata convalidata nello studio ZEUS che è appena stato concluso e pubblicato nella letteratura internazionale, è stato convalidato grazie proprio al controllo dei titoli anticorpali. Questo potrà permettere di personalizzare al meglio le dosi di immunoglobuline endovenose che vengono somministrate ai pazienti e costituirà sicuramente la possibilità di poter ridurre e quindi ottenere un risparmio per il Servizio Sanitario Nazionale rispetto ai protocolli con dosi fisse.